Bene, ancora sorrisi, per favore. Flash? 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 Perfetto, siete davvero il ritratto dell'eleganza. E lei, contessa, ha la freschezza di una ragazzina. Ma non esageri, la prego. Affatto, è la pura verità. Lei può andare, commendatore, grazie. Bene, grazie. A lei devo rubare ancora qualche scatto, invece. Possiamo fare una piccola pausa? Certo, cara contessa. Io ne approfitto per cambiare l'obiettivo. E io per rifarmi trucco. Altro che Cipria. A quel viso servirebbero una squadra di bianchini. E che certe donne credono proprio a tutto. Ma lei lo sa che proprio... Lei è proprio un gran... Un gran professionista. Ludovica. Non so se sa che qui il dottor Ginani è spesso in Inghilterra alla corte di sua maestà. Beh, mia madre è stata dama di compagnia della regina. Contessa. Ancora più splendida, se non possibile. Non faccio commenti. Prego. Per favore. Io non lo so se lo sopporto ancora questo, eh? Ti avviso. Per amor mio lo devi fare. Flash? Non ci siamo, non ancora. Mi potrebbe spiegare per quale motivo trova tante difficoltà per scattare una semplice fotografia? Perché non trovo la luce giusta e vorrei che il suo ritratto fosse impeccabile. Ed è per questo che mi sta costringendo a sorridere da più di mezz'ora. Dopotutto lei è una donna piena di impegni, ma dubito che la modella rientri nelle sue abituali occupazioni. Motivo per cui abbiamo chiamato un fotografo professionista. Ecco, un fotografo, non un mago. Mi passi il 30? Cosa vorrebbe insinuare? Niente, mi perdoni, un commento inopportuno. Mi dica la verità. Non è la luce il suo problema? No. Sì, e che ultimamente ho lavorato con modelle professioniste. Molto giovani, immagino. Sì, in effetti. Mentre io sono una signora. La più raffinata che conosco. Qui vorrei rendere merito sull'annuario, ma mi serve del tempo. Ritrarre un volto fresco è sicuramente più semplice. Senza dubbio. Per un fotografo dilettante come lei. Ho grande rispetto per lei. Ma mettere in dubbio la mia professionalità, si accomodi, chiudiamo la sessione e facciamo le ultime foto. Forse la contessa sta semplicemente mettendo in dubbio la sua buona fede. Quando avrò bisogno di un caffè chiederò un suo parere, grazie. Non c'è bisogno, perché qua i caffè sono eccellenti. Non si può dire altrettanto delle sue foto. E da che cosa lo deduce? Un cameriere? Perfino un bambino sarebbe in grado di valorizzare una donna di classe come la contessa. E immagino che sia d'accordo anche lei. Scegliamo i nostri direttori di sala con grande cura. Forse dovremmo fare altrettanto con i fotografi. Bene, quando è così non abbiamo nient'altro da dirci. Ci pensi tu all'attrezzatura? Non lo vuole più il caffè? Mi scusi, contessa, è che proprio non lo sopportavo. No. Anzi, il suo altruismo mi ha stupita. Ma è che non sopporto che una donna non venga trattata con rispetto e con cortesia. Anche se si tratta della donna più forte e più carismatica di tutta Milano.